Ed ecco il meraviglioso tubo di luce ascensionale che arriva dal Cione, dal Sole delle Pleiadi, dal grande Sole centrale, oltre, fino al Sole del nostro sistema solare e giunge a noi, copioso, pieno di benedizioni dorate. E con questo tubo dorato che vi faccio vedere, vedete? Dentro vi sono codici, informazioni e tantissima emissione di plasma solare. Che cosa voglio dirvi questa sera davanti a questo sole che è venuto a trovarmi proprio a casa, sul balcone, dal momento che oggi non sono potuta scendere al mare? Voglio dirvi: preparatevi. Preparatevi perché siamo entrati in un corridoio energetico potentissimo. E voi mi direte: allora saremo super wow, gasati, energici? E no, l'esatto contrario. Ci sentiremo stanchi, scarichi, con le ossa rotte, probabilmente devastati, perché questa luce arriva a fare qualcosa di molto più profondo. Seriamente, questa luce entra nelle nostre cellule, va a pulire, purificare e togliere tutto ciò che è vecchio, gli antichi dolori, le antiche energie, le antiche ferite, va a tirar fuori anche gli antichi doloretti fisici, ci tira fuori tutto. Quindi vi sentirete doloranti, stanchi, magari dormirete male. Tutto fa parte di questo processo. È il sole che viene in nostro aiuto e oggi sembra proprio la colomba dello Spirito Santo. E perché dico questo? Perché lo Spirito Santo è la madre divina. Giungono copiosi su Madre Terra come un'energia femminile incredibile, l'era della colomba. Ecco, questa è una colomba di luce, la vedete? Questa colomba rappresenta lo spirito femminile, divino femminile, che scende e giunge sulla Terra e giunge a noi, copioso, entra nelle nostre cellule, entra nel nostro DNA, interviene sul genoma umano, ci modifica il nostro DNA in GNA galattico e non solo. Guarisce e brucia il karma, ci aiuta a purificarci da tutte le vite passate, ci aiuta ad elevarci, ci aiuta a centrarci nella nostra missione attuale, a ricordare chi siamo e perché siamo qui. Questa è la funzione di questo sole, di questo periodo preciso. E perché di questo periodo preciso? Perché questa settimana siamo entrati in un corridoio energetico particolare, ossia ci avviamo all'equinozio, l'equinozio di primavera, la rinascita. Allora, siccome l'equinozio di primavera sarà domenica 20 marzo alle 3:33, badate bene, del pomeriggio, quindi i numeri, il multiplo del 3 si ripete continuamente, questo grande portale dell'equinozio si aprirà non domenica ma venerdì. Esattamente, 3 giorni prima, perché è sempre così, 3 giorni prima e 3 giorni dopo, questa grande energia, venerdì è il 18 marzo 2022 e ripetiamo ancora la formula di Tesla, 3, 6, 9, 18, 9, marzo 3, 2022, 6 e ripetiamo ancora il ciclo del 6, del 3, del 6, del 9. Questi numeri primi potentissimi che vi ho già spiegato precedentemente, ma ancora di più perché è venerdì, governata da Venere, l'energia femminile, e quindi questa settimana sarà determinante dal punto di vista energetico, emotivo, fisico, emozionale e anche dal punto di vista evolutivo. Sarà importantissimo entrare in questa energia, anzi c'è anche un'altra energia in più che si sovrappone, quella della luna piena. La luna sta crescendo e domenica sarà piena e quindi sommate tutte queste energie, il sole al Cione in allineamento col nostro sole che giunge su in allineamento con la nostra terra, Venere che ci darà venerdì una potente benedizione femminile, il numero 369, la formula di Tesla. E l'equinozio di primavera, equinozio importantissimo, perché avremo domenica le stesse ore di luce, le stesse ore di tenebra, ma da lì in poi la luce incomincerà a vincere, a crescere. Fino all'equinozio d'autunno avremo l'esplosione delle luci solari e finalmente usciremo dalle nostre tane come le lepri e nasceremo a nuova vita come i pulcini dalle uova. Questo è il simbolo di Ostara, questo è il simbolo dell'equinozio. Prepariamoci degnamente, non è sufficiente che domenica lo festeggiate o lo celebriate. È importante che vi prepariate da oggi con canti, suoni, danze, con inni di lode, inni di ringraziamento, di gioia al sole, all'universo intero, a Dio Padre Madre,
che sposiate in voi l'energia maschile e femminile in perfetto equilibrio e che sotto questo tubo ascensionale chiediate consapevolmente di ascendere, perché non è sufficiente trovarsi sotto il sole per venire portati in alto. No, non funziona così. Ci vuole fede e consapevolezza. Chiedete, vi sarà dato. Bussate, vi sarà aperto. Chiedete di ascendere. Chiedete di iniziare il vostro processo ascensionale di cambiamento e di ascensione. E affidatevi al sole, a Dio Padre Assoluto, alla Fonte Suprema. E così vi saluto e vi incoraggio al cambiamento e alla preparazione di questo weekend magico di primavera, di Ostara, di equinozio. Vi amo, vi bacio e vi benedico tutti con questa luce solare. Vestiamoci di sole, donne e uomini vestiti di sole. Buona serata a tutti.